No, sto bene praticamente da 3-4 giorni da sabato, quando sono tornato in città, che sto lavorando. E ho fatto i primi giorni tanto lavoro fisico per recuperare un po' di condizione, però sto bene, la caviglia è a posto e quello è l'importante. Poi stamattina abbiamo lavorato anche un po' sul campo, quindi anche gli appoggi non ho avuto problemi, quindi sono fiducioso. Ti sei fermato un po' sul più bello, scusa, perché eri in un momento molto brillante, tu e tutta la squadra, proprio questa distorsione alla caviglia a Reggio non ci voleva. No, infatti non ci voleva, stavo bene fisicamente, anche il livello di gol andava tutto bene, per quello era un gran peccato. All'inizio ho pensato che non fosse così grave, invece era opportuno fermarsi un po' di più per poi infatti stare di nuovo bene al 100% e fare queste ultime partite al 100% della condizione. Sei mancato tu, è mancato anche Canutè, per un periodo anche Bianchino, però i tuoi compagni, al di là della sconfitta di Bisceglie, può essere anche derubricata come semplice incidente di percorso, non vi hanno fatto rimpiangere, non hanno fatto rimpiangere questa assenza. No, per niente, infatti è un'ulteriore dimostrazione che siamo un bel gruppo, che ci sono tanti giocatori che quando vanno messi in campo fanno il loro, fanno bene, e quello in una squadra è importante. Gli infortuni sono una cosa normalissima, succede a tutte le squadre, e le squadre vere poi reagiscono come abbiamo reagito noi. Sì, non hanno fatto rimpiangere, però adesso è il momento che giochino quelli che insomma un po' più hanno dato prova di essere un po' più forti, tra cui naturalmente ci sei tu, anche perché appunto siete nella parte decisiva del campionato. Adesso insomma purtroppo a Bisceglie avete probabilmente sbagliato partite, adesso non si può più sbagliare perché, come dicevo prima, insomma comunque la corsa per prendere posizione è ancora aperta. No, ma cioè, secondo me la cosa più importante adesso è recuperare tutti gli infortunati e per dare al mister metterlo in difficoltà. E sicuramente quando rientriamo tutti in attacco siamo in 6-7 che possono giocare tranquillamente. Il mister avrà anche più cambi in avanti, visto che dalla prima partita all'ultima gli attaccanti sono sempre quelli che sono i primi cambi, e quando entrano altri attaccanti hanno fatto subito la differenza. Per quello, anche quello importante, i ragazzi che battono dalla panchina di dare una mano. Ultimamente non c'era la possibilità, visto un po' gli infortuni, però come già detto prima siamo un bel gruppo, ci sono giocatori forti che hanno anche giocato un po' di meno, però secondo me non era non era il problema quello degli infortuni. Arriva il Catania, partita evidentemente difficile, lo sappiamo, insomma, però anche partita stimolante, no? Una di quelle partite che fa piacere giocare, visto che insomma si ha la possibilità di affrontare giocatori di qualità anche avversari. Sì, infatti no, sarà una bellissima partita contro una squadra forte, come ha già detto Statella prima, no? Delle individualità molto forti che in ogni momento possono metterci in difficoltà, quindi dobbiamo stare attenti dal primo al 90esimo e fare la nostra partita, perché abbiamo già dimostrato che quando stiamo bene, quando facciamo la nostra partita, possiamo battere chiunque. Scontro diretto che poi vincerlo vorrebbe dire anche dare una bella avanzata, un avversario diretto per la migliore posizione possibile, non si sa quale sarà, però insomma. No, infatti noi da qua alla fine dobbiamo cercare di vincere tutte le partite come abbiamo fatto fino adesso. È uno scontro diretto e chi vince sta partita ha più possibilità di arrivare in avanti, e noi dobbiamo cercare di arrivare più in alto possibile, poi vedremo alla fine dove arriveremo. Te la sentiresti di giocare dall'inizio? A livello di condizione fisica, lo so che magari mentalmente non vedi l'ora di giocarla dall'inizio. No, infatti c'ho un entusiasmo incredibile,
Non è facile stare fuori dal gruppo, non poter allenare con la squadra, non poter vivere lo spogliatoio, e questo mi è mancato tanto. Quindi sono venuto qua, c'ho veramente un entusiasmo incredibile, e è certo che uno vuole giocare. Poi sarà il mister a decidere se sto al 100% o no, e sarà lui a decidere chi giocherà. Non lo so, penso di, cioè, posso giocare, sì, cioè, mi sento bene, in questo momento mi sento bene. Che cosa vi ha insegnato la vittoria del Mondiale a Catania? Ci ha dato conferma delle nostre forze, che forse è arrivato in un punto del campionato dove abbiamo giocato bene, però non abbiamo... Sempre riusciti a portare a casa la vittoria. Quindi da lì in poi la consapevolezza di veramente giocare con tutte le squadre alla pari, era veramente importante vincere quella partita, e in quel modo poi, perché abbiamo veramente dominato, e speriamo che domenica riusciamo a ripeterlo. Grazie.